Ciao ragazzi, bentornati a The Last of Us. Qui diciamo che non vogliamo arrivare alla fine. Oh, vediamo che cosa possiamo riparare. La fondina. Canna lunga, fondina però. No. ...105... ...portata... ...potenza! Sì! Finalmente potenza di fuoco! Portata... Ah, non ho più... Sì, ...ingranaggi. Andiamo qui... C'è sempre lontano da raggiungere. Vabbè, come al solito devo trovarti una zattera. Dai, muoviti! Mamma mia! Coltello! Appiattiamoci. Oh, la vedi tutto sto casino per trovare questa cosa. Ok, salta su. Ok. Yeah! Ok, ecco, ci sono. Fai attenzione. Presa. Ok, tu che cosa lanci? Una scala. Uffa però. La scala si è staccata dal muro. E ora? Mi farà venire un'idea. Non c'è una scala normale in questo gioco. Ma per caso io devo saltare? Aspetta, aspetta, forse ti devo riprendere. Scendi.
Prendi. E posizione. Ma mi raccomando, spacca pure questa. Oh, cavolo. Vado avanti io. Tu segui. Ok, dietro di te. Secondo me dobbiamo fare tutto di corsa. Ok, dai, salta. Mi prendi tu, sicuro? Ti prendo. Visto? Ce la facevi da sola. Scendiamo da quest'affare. Ma io volevo capire perché, tra tutti i momenti di tutte le ere possibili, doveva succedere adesso questo fatto. Te si spacca tutto, quando deve salire giù si spacca tutto. Se va, spacca tutto. Che cavolo mi sono arrampicato a fare io? Salvati, salvati almeno tu, salvati! Prendila! Mani in alto! Respira. Metti le mani in alto, cazzo! Dai, andiamo. Che me la devi fare uccidere, mo? Benvenuto tra le luci. Guarda che si rivede. Scusa, padre. Non sapevano chi fossi. Belli. Sta bene. L'hanno rianimata. Siete arrivati fin qui. Come avete fatto? Ma non lo so io. Ha detto suo. Ho lottato come un drago per arrivare. Forse era destino. Ho perso molti uomini venendo qui. Ho perso praticamente tutto. Ma poi spunti tu e vi troviamo giusto in tempo per salvarla. Forse era davvero destino. Portami da Ellie. Non devi più preoccuparti di lei. Ci pensiamo. Invece sì, fammela vedere, per favore. Non puoi. È quasi pronta per l'intervento. Che vuoi dire? Quale intervento? I dottori mi hanno detto che il Cordyceps, il fungo che è dentro di lei, è come mutato.
Per questo è immune. Una volta rimosso, saranno in grado di usarlo per creare un vaccino. Un vaccino. Ma cresce su tutto il cervello? Sì, tutto. Trova qualcun altro. Non c'è nessun altro. Senti, adesso tu mi porti... Basta. Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso non è niente in confronto a ciò che è passato. La conosco da quando è nata. Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. Allora perché lasci che accada? Perché non si tratta di me. E nemmeno di lei. È che non c'è altra scelta. Già. Sì, continua a ripeterti queste stronzate. Scortalo fuori. Se alza un dito, sparagli. Non sprecare questo dono, Joel. Alzati. Alzati, ho detto. Mai lasciare Joel da solo con un soldato. Vai. Muoviti. Ho detto muoviti. Dammi una scusa. Da che parte? Che cazzo fai? Cammina. Ho detto... Oh, oh. Dov'è la sala operatoria? Senti, non ho tempo. Dov'è? Dov'è? All'ultimo piano, in fondo. Ciao, bello. Il contrabbandiere è qui! Sei morto! Mai che c'ho una mazza quando serve! Perché non la ricarichi automaticamente, oh? Ma che cosa vuoi fare? Aspetta. Thank you.
Che palle, questi c'hanno il mitra. Ma io che c'ho, queste cacatine. Me lo dai anche a me il mitra? Lo vedo! E ora mi vedi? Sì, vabbè, però 80.000 colpi devo dare a questi. È morto, stronzo! Lui ha finito i colpi! Cavolo. Cavolo, di luce, togliti! Ma va, tu sprechi pure un colpo! Veramente che sono morto. Vedo il contrabbandiere, passo. Circondiamolo. Sì, lui è qua giù, però che cavolo, mi potevate dare un... Ho le armi oppure le i medicinali, non zero proprio. E che mi dai un arco? Cioè, ma che cavolo posso fare io? Ma perché? Uffa, ma che cavolo me ne devo fare io di ste cavolo di cose fumogeni?
No, poi non si ricarica la vita. Cioè, io che cavolo posso fare ora? Dimmi che ma c'è. Ste cavolo di bomba fumogena che non serve a un cavolo. In quanto devo stare a finire questa cosa? Mannaccia, ma non potevi entrare un attimo dopo. Ma che cavolo! Quattro munizioni, ma che cavolo me ne devo fare di quattro munizioni? Ma cioè, è proprio da ridere, oh! Vedo il contrabbandiere! Oh, cazzo che ti frega. Guardami le spalle. Mena. Oh, le armi, voi siete bravi. O consumo le armi, o consumo i medicinali, però... Oh. Dimmi che questa è l'ultima porta che devo varcare. Tocco un piede nella fossa. Sì. Apri la porta, vedi che cosa sta qui dentro. Che ci sarà un buon bottino. Ok, questo va bene. Vai. Meglio di niente. Ok, questo va bene. Questo benissimo. Non fa niente. Thank you.
Che? Sì, ci siamo. Arrivo, Ellie. Sto arrivando, sì, sì. Guarda, quelli già mi stanno aspettando. Cos'è stato? Sono solo chi ha potuto qui dare del fuoco. Ehi, hai sentito? Ah, sono morto. È stato. Chi è là? Sono solo chi ha portato qui la ragazzina da qui. Porca troia! Ma no, vabbè, dai, ma da così lontano mi riescono a colpire questi. Ragazzi, andate a vedere laggiù. Controllate di là. Controlla, controlla. Vieni, vieni. Hai qualche sorpresa per me? Eh? Ecco qui fuori. Cavolo. Thank you.
Uomo a terra! Il perimetro! Bene, bene. Ma che cazzo? È qui dentro! Proviamo, prima che scappi. Cerco qui fuori, guarda là sotto. Non prima che scappi, prima che vi uccido tutti. E ora? Siete morti tutti? Non mi dir che ce ne sono altri, per favore. Forza. Mi farà guadagnare tempo. Cosa ci fai qui dentro? Non te la lascerò prendere. È il nostro futuro. No. E vaffanculo a te quanto sei. Beh, tu sei sta e vai a cagare pure tu. Oddio, senti, prendi la ragazza e vattene, ok? Fate il giro voi. Tutto che... No. Ho detto indietro. Non sparate perché c'è io, c'ho la cura. Non puoi salvarla. Anche se la porti via, e poi... Quanto ci vorrà prima che dei clicker la facciano a pezzi? Sempre che qualcuno prima non la stupri e la uccida. Non sta a te deciderlo. È quello che vorrebbe lei. E lo sai bene. Ascolta. Puoi ancora... fare la cosa giusta. Non sentirà niente. Thank you.
l'effetto delle medicine passerà. Che è successo? Abbiamo trovato le luci. A quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. Persone immuni, a dozzine addirittura. E non è servito proprio a niente. Hanno anche... hanno smesso di cercare una cura. Torniamo a casa. Mi spiace. Lasciami andare. Ti prego. La inseguiresti. È perché quelli che stanno sopra non la inseguirebbero. Sembra ci si muova. Da qui dovrebbe essere tutta dritta. Perfetto. Non male, vero? Sì. Perfetto. Occhio alla testa quando entri. Ok, ci sono. Comincio a sentire i miei anni. Uno scoiattolino. Non so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba. Faticavo a starle dietro. Credo che voi due sareste diventate ottime amiche. Ti sarebbe piaciuta e tu saresti piaciuta a lei. Sì. Ehi, guarda laggiù. Siamo quasi. Ormai siamo vicini. Agaso, ma io come salgo? Ok, ti tengo. Ok, andiamo. Aspetta. Là a Boston. Quando mi hanno morsa. E non ero sola. C'era anche la mia migliore amica. Ed è stata morsa anche lei. Non sapevamo cosa fare. E allora... lei ha detto... aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. È lì. Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi Seb. Tu non hai nessuna colpa. No, non hai capito. Ho dovuto lottare a lungo per sopravvivere. E non... qualunque cosa accada. Continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, giuramelo. Però... giurami che tutto quello... mi hai raccontato sulle luci, è vero.
Lo giuro. Bellissimo questo gioco, un capolavoro. In attesa del secondo capitolo, noi ci vediamo in una prossima serie. Mi raccomando, se vi è piaciuta questa serie, mettete like al video, iscrivetevi e attivate la campanellina. Noi ci vediamo in The Last of Us parte seconda. Ciao!